Bene, cari amici, siamo nuovamente in Austria e non potevamo non venire a trovare Francesco e la sua famiglia Gargantini, che ringraziamo sempre per la disponibilità e l'ospitalità. Ciao Peppe, ciao a tutti. Siamo qui perché tra poco si svolgeranno due competizioni importanti a livello internazionale, giusto? Sì, la Frontiera Aperte e la Coppa Campioni di FIDA, la finale, finalissima. Due eventi internazionali in cui parteciperanno i più grandi esperti e comunque agonisti di questa tecnica, e io nel frattempo però vorrei andare anche a pesca. Sì, io intanto ti faccio vedere il lago, il nostro lago privato Kukerau, e il venerdì, che tra le due le gare c'è un giorno di pausa, puoi andarci, ti do il permesso di andare a pescare. Grazie. Sì, però io vorrei fare una pesca particolare, cioè feeder fishing pratico con la pesca a vista. Che zone mi concede? C'è le zone in cui magari il pesce staziona su un fondale basso che può essere visto? Acqua quindi... bassa per pescare a vista, io direi di chiamarlo addirittura stalking fishing. Stalking fishing, come qualcuno lo chiama. Io lo dico feeder fishing pratico, quindi al lago Kukerau comunque c'è queste zone? Sì, praticamente c'è un sentierino nel bosco dove ti dovrai inoltrare alla Rambo. Ti mimetizzerai la faccia, ti colorerai la faccia, e niente, lì abbiamo acqua bassa, i pesci si vedono a vista anche perché entra un torrente, un torrentello, e i barbi e le carpe stazionano spesso lì aspettando del cibo che entra, quindi una pesca particolare, molto interessante, devi dare il tuo meglio. Perfetto, noi ci proviamo perché non è mai semplice, e vi rimandiamo a dopo. Ciao a tutti. Bene, cari amici, oggi siamo a Kukerau e stiamo cercando di insidiare qualche barbo e qualche carpa a vista. Abbiamo visto un gruppo di barbi qua sotto, abbiamo lanciato. Siamo in un buco, potete vedere, tra la vegetazione. Adesso bisogna aspettare di vedere la canna piegare. Questa è una pesca che si fa senza far rumore. Qui stiamo pescando su mezzo metro d'acqua e stiamo aspettando che qualche pesce risalga, attirato dalla scia di bigattine e pastura che abbiamo insito nel pasturatore, e che attacchi la nostra esca. Dopo la giornata sta piovendo, giornata ideale per la feeder fish pratico a vista. Essendo una pesca in movimento, abbiamo portato con noi l'indispensabile, quindi ami, qualche monofilo, poi dei pasturatori leggeri, bigattini e pastura, formaggio. Un guadino necessario per salpare le nostre prede e una canna, una 12 piedi, in questo caso stiamo usando la Reflex 12 piedi. Siamo in pesca e stiamo aspettando appunto che il cimino della nostra canna pieghi. Abbiamo visto delle onde in superficie, noi stiamo pescando con un pasturatore leggerissimo a fondo, adesso tenteremo di cambiare approccio, monteremo un chompers con dei bigattini e vediamo se riusciamo a catturare. Molto ovviamente oggi magari i pesci non si nutrono sul fondo e quindi tentiamo di insidiarli in superficie. L'alternativa al chompers, pescando qui sotto riva, è di una pasturazione effettuata a mano, quindi lanciare un po' di mais e un po' di bigattina a mano, eliminare il pasturatore e lanciare magari mettendo due chicchi di mais che comunque con il loro peso porterebbero sul fondo comunque tutta la nostra lenza. Un assetto sicuramente ultra light, in queste situazioni in cui magari il pesce non risponde con le prime due tentative, due approcci, quindi pasturatore sul fondo e chompers in superficie, potrebbe essere una valida alternativa.
che dire, cari amici, abbiamo cambiato tecnica, tattica, più o meno approccio, assetto pescante, e guardate il risultato, questo bellissimo barbo, guardate, è più lungo del guadino, già abbiamo un bel guadino grande, è oltre 60 cm, guardate che barbo superbo, che adesso naturalmente vi lasceremo subito. Cari amici, guardate, siamo qui veramente in un buco, abbiamo lo spazio giusto per lanciare da sotto mano la canna, è un posto stupendo perché abbiamo un erbaio qua sulla nostra sinistra, il fondale va giù piano piano e poi qui a destra abbiamo un piccolo fosso da cui esce l'acqua di questo torrentello. Noi stiamo pescando proprio qui davanti, la scelta si è rivelata vincente per il momento, abbiamo già catturato un bellissimo barbo e poi naturalmente dobbiamo aspettare che il pesce si tranquillizzi, stiamo pasturando a mano perché stiamo pescando qui a 3-4 metri, per non far rumore non usiamo il pasturatore e adesso attendiamo la prossima partenza. Guardate cari amici, che super carpa pescata quasi a vista, guardatela, veramente stupenda, certamente è una super carpa, guardatela, e vai, continuiamo noi, eh!
Bene, come avete potuto vedere, la pescata ha portato, è stata proficua, abbiamo catturato una bellissima esemplare di carpa regina, Balbi, e anche i cavedani a flotte in fede, quindi veramente, tra l'altro in una, nella vasca, giusto? Quella sì, è la piscina per i bambini. La piscina centrale del lago. L'abbiamo approfittato perché l'abbiamo visti girare all'interno e l'abbiamo insidiati, un vero stalking, vero? Ah, la pesca ci vuole bravura, fortuna ovviamente, e anche tanta fantasia. E azzardare a volte, quindi. Provare. Noi personalmente mi sono divertito, il posto era stupendo, siamo stati al fresco, e vedere questi esemplari di carpe enormi, e balbi, girare intorno alla nostra esca è un'emozione unica da provare. Poi se si vede anche la canna partire, ancora meglio. Il prossimo obiettivo, l'Amur. L'Amur? Abbiamo Amur giganti, quindi. Tanto noi veniamo spesso a trovare Francesco, noi vi salutiamo, vi invitiamo a venire qui nelle riserve della famiglia Gargantini, sono veramente dei piccoli angoli di paradiso della pesca. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Tubettini Feeder. Ciao a tutti!